Locanda Fertilia, il segreto della fertilità in tutte le librerie, anche online. Sandro, via una compagnia low cost, dentro una compagnia low cost. Abbiamo lasciato Ryanair e adesso siamo in compagnia di EasyJet. EasyJet, seconda compagnia che serve la Sardegna, dopo Ryanair è quella che ha il numero più alto di collegamenti. Olbia è la principessa, con EasyJet che è il primo vettore che serve quel territorio stupendo per il turismo. Allora, caro Fausto, noi siamo... Siamo un'isola ormai diventata low cost, sembra quasi che la Sardegna abbia diminuito il valore, no? Perché con le low cost uno dice è diventato più povero, è diventato diverso. Secondo te, invece, tu che rappresenti anche un'importante compagnia a livello europeo, chiaramente, che cosa pensi che invece la Sardegna possa giovarsi della presenza di vettori così veloci, brillanti, anche efficaci nell'azione che svolgono nel mercato? Intanto io uscirei anche un po' dalla classificazione low cost vettori tradizionali. Oggi il trasporto aereo in Europa di corto raggio è un trasporto aereo dominato da vettori point to point, che sicuramente il vantaggio di costo è un elemento importante. Il vantaggio di costo si ottiene con l'efficienza, si ottiene lavorando in un certo modo e sicuramente anche fidelizzando i clienti e riempiendo gli aeroplani, e questo di fatto poi è quello che caratterizza gli operatori che vengono in Sardegna. Ma voi trasportate passeggeri, clienti o turisti? Noi trasportiamo clienti che sono anche passeggeri e spesso, non sempre, sono anche turisti. Quindi la Sardegna ce li ha tutti e tre? La Sardegna ha molti turisti, direi che la prevalenza di chi viaggia per la Sardegna viaggia per turismo, ma sicuramente poi ci sono i sardi che viaggiano per turismo o per lavoro e vanno nel continente, in Italia o negli altri mercati su cui noi siamo forti, per cui dalla Sardegna alla Francia, la Gran Bretagna, l'Olanda, eccetera. Ho visto che vi state espandendo molto anche in Francia, su alcune direttrici, ho visto da Olbia soprattutto. Sì, avete fatto base direttrici per la Francia, abbiamo parecchie rotte tra la Sardegna e la Francia, e sicuramente un'opportunità anche per sviluppare il turismo internazionale. Tra l'altro, insomma, i turisti stranieri sono turisti molto propensi a viaggiare, magari anche in periodi non limitati al picco estivo, e questo è sicuramente qualcosa che può aiutare lo sforzo, diciamo così, di destagionalizzazione che sicuramente deve coinvolgere un po' tutta la filiera e tutto il settore. Prima Paolo Manca, presidente Federalberghi Sardegna, vice nazionale, ci ha fatto una raccomandazione, una domanda rivolta ai vettori. Sì. Noi abbiamo, come albergatori, abbiamo sempre una difficoltà a programmare di anno in anno. Ad agosto non firmeremo il contratto con i tour operator per il 2023, e molte volte le compagnie, i vettori non ci assistono in questa programmazione, cioè non si conosce in anticipo la programmazione del 2023. Questo pensi che dal punto di vista di EasyJet sia possibile rispondere almeno in parte agli operatori della Gallura, nella fattispecie dove voi siete i numeri uno in questo senso? Ecco. Ma intanto storicamente diciamo che la nostra programmazione va in vendita con un importante anticipo rispetto a quando poi viene operata. È chiaro che con gli anni della pandemia i tempi si sono un po' accorciati e anche certe nostre decisioni di network, nuove rotte, sono state prese anche all'ultimo minuto. Direi che tornando alla normalità, anche nel nostro interesse, insomma, la programmazione è fondamentale mettere le rotte in vendita quanto prima. Noi lavoriamo con gli aeroporti, ovviamente, e quando possibile condividiamo con gli aeroporti quelli che sono i nostri programmi, per cui sicuramente a livello di sistema ci sono tutte le condizioni perché chi fa programmazione dei flussi in Sardegna possa farlo con dei dati alla mano. Ci darete una mano anche nella stagione di spalla, come la chiamano gli esperti, diciamo in gergo, sì, almeno su Olbia, visto che siete ben basati su questo Olbia. Questo è assolutamente il nostro obiettivo, cioè noi gli aeroplani ce l'abbiamo sempre, non è che arrivano a luglio-agosto, per cui il nostro obiettivo è farli volare il più possibile. È chiaro che
oggi in Sardegna c'è ancora un tema di domanda che è debole nelle spalle, e su questo come dire, purtroppo la compagnia ha delle leve, ma non tutte, cioè non ha le leve per sollecitare la domanda, se non magari facendo delle tariffe molto convenienti. Dopodiché deve essere la destinazione a prendere azione per promuovere il turismo, non soltanto nei periodi di picco. E questo, come dire, è qualcosa di cui si è parlato molto in questi, sì, in questi, sì, due giorni. Certo. Sicuramente questo è uno sforzo che ci vede come alleati. In termini di promozione, la Regione Sardegna investe tantissimi soldi e lo fa attraverso gli aeroporti. Non sarebbe meglio che identificasse quelli che possono essere le leve primarie insieme con gli aeroporti, che sono i vettori? Faccio un esempio: se io do 1000 euro all'aeroporto di Olbia, che se ne tiene 200 per lui, 800 li ridistribuisce tra i vettori per fare promozione o per fare quel co-marketing. Se il co-marketing copre solo in parte i costi e non faccio la promozione su Orly, ad esempio, no? Parigi, che mi sembra una tratta che fate voi, non sarebbe meglio che la regione avesse anche una visione, che uso gli operatori veri che stanno nei territori dove sono gli altri aeroporti, quindi i vettori, per farmi aiutare a portare i turisti? Perché altrimenti tu hai l'aereo ma non hai i turisti. Forse se portiamo insieme i turisti, tu c'hai l'aereo, facciamo bingo. Cosa ne pensi? Allora, dobbiamo fare di più, dobbiamo fare insieme e forse dobbiamo fare anche meglio. Gli investimenti non sono infiniti, come sai, nel co-marketing, quindi sono sempre centellinati rispetto, sì, alle aspettative, sì, che, sì, hanno gli aeroporti e le compagnie. Sì, ma devo dire, rispetto a quello che dicevi prima, allora, io non ho visibilità degli investimenti della Regione Sardegna, però penso che si possa fare di più in termini di comunicazione e poi in termini anche di sviluppo del sistema dell'offerta locale. Ieri sentivo parlare, insomma, molti colleghi, no, di quello che in Sardegna funziona e non funziona. Sicuramente c'è lo sviluppo di un sistema imprenditoriale che funzioni per più tempo e per più periodi dell'anno è chiave nel sviluppare poi questo tipo di Lorenzo, secondo te, perché la Gallura tira così tanto sul turismo? Perché è bella? Beh, anche il Ghero è bello, anche il sud è bello. Sì, perché comunque voi avete investito moltissimo lì, no? Avete fatto un hub praticamente da Olbia, adesso avete un sacco, sì, di destinazioni, frequenze, insomma. Quindi è evidente che avete un'idea chiara che il turismo in Gallura è quello forte. Cioè, l'anno scorso, grazie anche al vostro contributo, abbiamo fatto più del 2019 nel nazionale. Lo sai bene, cioè, sì, sì, no, certo. Quindi lì l'anno scorso c'è stata un'esplosione di presenze nazionali, arrivi nazionali, grazie a tutti gli aeroporti che avete servito anche voi con i vostri aeromobili. Sì, sì. È assolutamente vero, ed è vero anche che quest'anno si continua sulla stessa linea, però di fatto andando poi a riprendere e a reinvestire sul traffico internazionale. Che ci vuole. Perché siete così convinti che quest'anno ci sarà l'esplosione di presenze sardine? Ma siete tutti convinti? Diciamo che più che una convinzione è una speranza che è supportata dai dati, no? Anche dalle ricerche, da quello, certo, che sentiamo dai consumatori, per cui è chiaro che gli operatori si mettono in prima fila per cercare di fare quello che possono per intercettare quella domanda. Chiaramente la mia compagnia aerea, come le altre compagnie aeree, vengono da 2 anni di grandissima difficoltà, certo, e per cui, come dire, ora che c'è questa opportunità da intercettare, cerchiamo di essere presenti laddove la domanda pensiamo che riprende in modo più forte. L'ottimismo e la Sardegna, il profumo della vita. Della vita. Fausto, siamo alla fine, qui si finisce anche il nostro, sì, meeting forum 2022 con lui che è un ospite importante, il rappresentante di Ryanair. Siamo sempre in diretta sul di EasyJet. Ti ha lanciato uno sguardo, tu non lo rifare da capo di lo sguardo, adesso. Devo ricominciare. Ti ha fulminato. Mi ha fulminato, vabbè, chiedo scusa. Quello taglialo. Grazie a tutti per questa presenza. Buon lavoro. Buon lavoro a te. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Sigla. Fa
Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti.